La maggioranza oggi ha approvato una proposta di delibera per quanto riguarda l'emergenza abitativa, alla quale io ho votato contro perché è una delibera confusa, perché si è navigata a vista in quanto i riferimenti alle leggi regionali, che però mancano i decreti attuativi, ha lasciato spazio a delle interpretazioni, a parer mio, molto confuse e addirittura illegittime, soprattutto per quanto riguarda la definizione, qui si è persa un'altra occasione, la definizione di emergenza abitativa. Emergenza abitativa che la legge regionale chiama, la mette all'interno dell'IVEAS, quindi strumenti con la quale si deve chiamare la compartecipazione dello Stato a risolvere i problemi. Non si è voluto dare ascolto alla mia proposta di modifica dell'articolo 5, addirittura dell'abrogazione, dove addirittura emergenza abitativa al 50%, mentre la Regione Toscana prevede una percentuale minima all'emergenza abitativa, che appunto è quella che costituisce l'IVEAS e qui dovrebbe essere finanziata dallo Stato. Quindi la risposta è no, e si riporterà in Consiglio, ribadiremo la stessa questione. Si è persa un'occasione di fare una buona legge che tutela i più deboli, come sempre, che restano scoperti perché non si ha l'idea chiara su come si sta navigando.